purtroppo non ha potuto essere qui tra di noi. Mi ha chiesto di salutarvi e di manifestare tutto il suo rammarico per questa sua mancanza. Io faccio tre veloci considerazioni. Siccome non sono mai abituato a nascondermi, parto dalla questione che sembra in questi giorni più occupare le attenzioni di noi tutti. Il grande rispetto che io porto nei confronti di tutti coloro che svolgono con grande impegno e con grande sacrificio la funzione di sindaco lo voglio riconfermare. Con il comune di Ceppo Morelli abbiamo fatto io stesso durante il mese di agosto con i tecnici della provincia e con i tecnici di SCR abbiamo fatto un sopralluogo per cercare di capire e di comprendere quali sono i problemi che devono essere affrontati. I problemi non sono quelli che sono venuti fuori oggi sui social, il problema molto semplicemente è una legittima preoccupazione che ha il sindaco di Ceppo Morelli relativamente all'innesco della strada che viene giù da Mondelli al termine della galleria, che lui voleva più diretto senza quella curva, ma che per ragioni di sicurezza non è stato possibile fare, perché altrimenti sarebbe stato un innesco che si inseriva direttamente su una curva in discesa, senza peraltro consentire la corsia di decelerazione per consentire la svolta. Io confermo, al di là di questa sua assenza che mi rammarica, confermo il rispetto nei confronti delle posizioni del Comune di Ceppo Morelli e confermo anche quello che vi ho detto nel sopralluogo del mese di agosto, che non è che la regione oggi scompare. Quindi quel problema lì che lo impone cercheremo di affrontarlo laddove è possibile, anche se questo tema, visto che questo progetto va avanti da moltissimi anni e ci sono state moltissime conferenze dei servizi, sarebbe stato opportuno magari affrontarlo al momento. Però, ripeto, mi rammarico di ciò, ma confermo tutta la stima e rispetto nei confronti del sindaco di Ceppo Morelli e mi confermo anche, come gli ho fatto anche personalmente nei giorni scorsi, il fatto che nei prossimi giorni ci rincontreremo e cercheremo di trovare una soluzione anche a questo problema. Molto velocemente, guardate, anche perché abbiamo avuto questo momento senza rinfresco, senza tante cerimonie, ma per una ragione molto semplice. Mi veniva alla mente nei giorni scorsi i due grandi periodi in cui la valle è stata isolata. L'alluvione del 2000, che è stata drammatica perché Macugnaga è stata isolata per moltissimo tempo, e poi la frana di Carasca Castiglione che ha chiuso ulteriormente questa strada, creando disagi alla vita e al diritto delle persone che hanno in montagna di potersi muovere con libertà e con tranquillità, e creando anche danni economici all'economia della valle incommensurabili dei vini. Io voglio ricordare che rispetto all'alluvione del 2000 l'allora ministro è stato preziosissimo, vicino alle comunità locali, e preziosissimo nel trovare le risorse per una soluzione che doveva durare qualche anno, invece è durata 17 anni, quella dei ponti valli, della strada alternativa. Voglio ricordare anche l'umanità e il calore con cui la comunità di Macugnaga, forse meglio Nesi, ministro Nesi, quando è stato aperto il transito, il percorso alternativo. Ma oggi voglio dire che la strada della Valanzasca, il diritto ad avere una mobilità sicura all'interno della Valanzasca, anche se sono passati 17 anni, ha visto un fortissimo impegno da parte delle istituzioni. È naturale.
nazionali importanti, mi viene in mente la Valle Formazza, si prevedono dei tempi che poi puntualmente si dilatano, c'è un riconoscimento che va alle popolazioni locali delle vallate perché in questi casi appunto devono sopportare i disagi per tempi lunghi, ed è avvenuto anche in questo caso, però io cerco di soffermarmi sull'aspetto positivo di questa inaugurazione di oggi, che comunque arriva a consegnare alla strada della Vallanzasca una percorribilità migliore, finalmente dico migliore per chi la abita. E questo penso di poterlo condividere con i sindaci, mi rammarico anch'io dell'assenza di Livio Tavacchi, anche se da un certo punto di vista arrivo a capire una certa, come dire, difficoltà che noi amministratori locali, noi sindaci stiamo vivendo in questo periodo, per le motivazioni che voi tutte conoscete, insomma una crisi che stiamo facendo fatica a lasciarci alle spalle e che ha messo davvero in difficoltà tutte le amministrazioni comunali, e chi si occupa di questa amministrazione, come dire, a livelli volontaristici, perché di questo si tratta. Però ripeto, la soddisfazione è grande perché comunque oggi si arriva a migliorare la percorribilità e la vita di chi abita la Vallanzasca. Perché, lo diciamo in ogni occasione, ma chi abita in zone marginali come le nostre è quotidianamente impegnato nella rivendicazione di un'uguale dignità a chi abita le città, le aree metropolitane, nella fruizione dei servizi, perché di questo si tratta. Si parla di viabilità, si parla di sanità, si parla di poste, e sapete che puntualmente noi siamo impegnati, siamo sul fronte, siamo in prima linea a dover far... a rimarcare quanto sia importante questo nostro diritto a vivere e ad abitare vallate che diversamente sono ovviamente soggette alla montagna che si ribella e a fenomeni che poi creano situazioni di pericolo come è successo nel 2000, in quel periodo che tutti ricordiamo essere stato importante a livello di evento alluvionale. Detto questo, arriviamo all'altro aspetto. La provincia, sapete che ormai è un'unione di comuni, riunisce i 76 sindaci, ha avuto in questi anni questi tagli esagerati di risorse, pur mantenendo la quasi totalità delle funzioni gestite sia per conto dello Stato che per conto della regione. Sapete com'è andato il tentativo di riforma costituzionale, e quindi attualmente io ribadisco, rivendico ancora la necessità di dover rimettere in condizioni normali di funzionamento un ente sovracomunale come quello provinciale, che continua a doversi occupare di queste cose, di servizi fondamentali per la vita dei nostri cittadini nelle nostre vallate. E quindi segnatamente questa, la Vallanzasca, è tra le strade che, grazie a lavoro sinergico fatto con l'onorevole Borghi, con la regione, è tra quelle che torneranno all'ANAS. Sono in fase di ultimazione questi passaggi. Noi ci prendiamo carico di questa galleria con tutte le difficoltà del caso, con un bilancio che non è ancora approvato a oggi, ringraziando del fatto che l'illuminazione ad esempio è a LED, e invece che 134 kW sono 34 kW di consumo, per dire, piccoli particolari, ma che comunque stanno a indicare un risparmio che comunque sarà possibile per chiunque dovrà gestire questo importante. Andiamo? Ok. Scusa.